chiamatemi per i vostri matrimoni. So fare tante altre cose. E costo poco, basta pagarmi il pranzo. Tutto a base di proteine. Ciao a tutti ragazzi, questo è Fotogex Furry. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con questa maglietta. Sì, in effetti faccio un po' di pubblicità alla North Face. Però è un giallo di merda, è proprio un giallo vomitino. Quindi gli faccio più che altro pubblicità negativa, perché l'avevo comprata su internet pensando fosse gialla, perché voglio essere come Jumpytech. Ragazzi, la mia ambizione più grande nella vita è essere come Jumpytech. Mi è arrivato questo giallo oro, che non, ovviamente non posso mettere nemmeno per uscire, perché sembrerei un granello enorme di sabbia o un granello enorme di diarrea, perché diciamo il colore è più o meno quello. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qua per rispondere nuovamente a dei quesiti esistenziali, per vedere se siamo o meno dei borderline, degli outsiders, o siamo delle cazzo di persone comune. Sto sbagliando tutte le vocali finali, perché persone comuni, non persone comune. Per questo il titolo: esistono due tipi di persone nel mondo, parte 2. Praticamente ho scaricato quest'app, che ovviamente non sponsorizzerò perché non mi paga, e ci sono un po' di cose a cui rispondere, quindi risponderemo insieme, siete d'accordo? Zucchero filato o popcorn? Questo è un grande... Sapete che a me in realtà i popcorn non è che mi facciano così tanto impazzire. Cioè, sì, sono buoni e tutto, però restano infilati nei denti, mi danno un fastidio. Almeno lo zucchero filato ti dà quella carie, esatto, che ti aiuta a vivere meglio. Cioè, sapendo che tu avrai la carie per il resto della tua vita, ma alla fine te ne sbatti. Invece no, i popcorn sono infami, perché si infilano nei denti e restano lì fino a quando tu non li lavi, e quindi tu cerchi di chiudere la bocca e non ti si chiude. È una cosa veramente imbarazzante. Chi è più carino? Mi sento estremamente omosessuale a rispondere a questa domanda. Però diciamo che Justin Bieber in questa foto fa veramente schifo, altro che più carino. Però dirò Justin Bieber, esatto. Ah, questa è una domanda che mi piace. Ti piace il drama o preferisci starne fuori? Ecco, che cazzo, quali sono queste due domande? Ti piace con la, quando bevi, o starne fuori? No, ti piace, esatto. Sì, a me mi piace il drama, ragazzi. I pettegolezzi, i cagli altri mi piacciono, ragazzi, non ci posso fare niente. Taylor Swift o Selena Gomez? Ragazzi, sapete che Selena Gomez è tipo la seconda persona con più follower al mondo? Però secondo me non se li merita, perché chi cazzo è Selena Gomez? Adesso qua lo shitstorm, lo so chi è Selena Gomez. Era... ogni volta che mi sentirò, diciamo, accusato o preso di mira, io suonerò lo tamatone, così non potete dirmi nulla. Era Mon Amour di Gigi D'Alessio, solo che era veramente difficile. Comunque io direi Taylor Swift, ragazzi. Anche se, esatto, tutti avranno detto Selena Gomez, perché Selena Gomez è famosa, eh? Io non conosco una canzone di Selena Gomez. So solo che sì, a Justin Bieber. E poi basta. Ah, tra Sheldon e... come cazzo si chiama l'altro? Accusato, accusato, accusato. Sheldon, comunque, tutta la vita, ragazzi. Sheldon è, credo, uno dei personaggi più Sheldon comunque credo sia uno dei personaggi più azzeccati di tutti i tempi nelle serie TV. Gli M&M's o quelli a destra, che non so come si chiamino, però danno un fastidio enorme, perché anche quelli si attaccano nei denti. Gli M&M's tutta la vita, così muoio. Sprinkles o syrup? Preferite gli sprinkles un po' così, questa polvere di fata, che poi quando diventerete più grandi si trasformerà in altra polvere di fata, o lo sciroppo? Allora, da ex amante, perché adesso non posso più, ragazzi, sono dietro, del sundae doppio cioccolato del McDonald's, direi sciroppo, anche se se la giocavano, 53 contro 47. Ah, bene, la scelta tra le due fighe è la cosa che mi piace di più nella vita. Ariana Grande o Selena Gomez? Ragazzi, poco fa ho votato Taylor Swift, quindi anche questa volta voterò Ariana Grande. Oh, attenzione, Ariana Grande vs Selena Gomez. Ti è, Selena, così impari a farmi perdere la manche precedente. Caramel Frapp, quale preferisci? Quello di Starbucks o quello di non... Starbucks vince, ragazzi, è più mainstream, esatto. Ragazzi, sto vincendo tutto, tutto. Bisogna seguire la massa. È inutile andare per i fatti propri, tanto sarete soli per sempre, quindi meglio seguire la massa a sto punto. Quale preferite? Sorry Not Sorry di Demi Lovato o Look What You Make Me Do? Look What You Make Me Do. E invece era Sorry Not Sorry, la massa. Però, ragazzi, a me piace di più Taylor Swift. E poi quella canzone non so che di erotico, ragazzi. Oh, Look What You Make Me Do. Molto facile da suonare con la tamatone, in effetti. Limoni o limes? Ragazzi, minchia, io sono siciliano. Se rispondo lime, mi estradie, mi buttano fuori dalla Sicilia. Quindi limoni, lime sono aspri. Qual è più carino? Queste sono le classifiche che mi piacciono, ragazzi.
Allora, quella a sinistra ha un musetto proprio molto curioso, un birbantello. Quella a destra invece dice, oh, è tornato il mio padrone, corro qui incontro. È un po' come le ragazze con i ragazzi, preferiscono sempre quelli più stronzi. Questa è la vita, ragazzi, benvenuti. Preferisci, anche se si sta trasformando in un video tag per makeup artist, comunque, preferisci vestirti per Halloween o no? Ragazzi, ma secondo voi, con la voglia di vivere che c'ho io, che rasenta lo zero, non rasengana, rasengana è quella che... che rasenta lo zero, secondo voi io mi vesto per Halloween? Ma io non faccio un Thor o Hulk. Questa potrebbe essere anche intesa come la differenza tra anabolizzanti e dieta fit. Quindi ragazzi, siccome io sono contro gli anabolizzanti ma pro dieta fit, direi Thor tutta la vita, perché siamo tutti bravi con gli anabolizzanti. Invece per fare questo, vedete che non è anabolizzato ma è solamente fit, dovete... essere, mamma mia che trash sta diventando questo video. Cosa sono questi Aswell o Camelback? Sono due sonde, due strumenti per fare la rettoscopia, due pappagalli. No, no, la pubblicità pure qui, porca mia. Provando a fare In The Town di Gabri Ponte, che tra l'altro è uscita ed è tipo secondo, primo in tendenza. Ma ovviamente non so fare niente nella mia vita. Comunque continuiamo a scegliere tra una figa e un'altra, che evidentemente è la cosa che mi riesce meglio. Affrontare i tuoi problemi. Ah no, pensavo di scegliere tra due fighe, invece no, è solamente affrontare i problemi o a scappare da essi. Io scappo da essi, ma perché la tetta è più bella quella. Sei più basic o più quirky? Quirky che intendi, ipsterino. Ipsterino del cazzo. E siamo tornati su Netlog nel 2009. Ma com'è scritto questo sondaggio? Allora, i sondaggi che non sono scritti in italiano io non risponderò. Moana, che in italiano è diventata Oceania perché si rifaceva troppo a Moana Pozzi, o Frozen? Allora, non ho visto nessuno dei due, però Frozen è veramente un cult, ragazzi, quindi direi Frozen. Invece Oceania! Grande Murri, tu sì che conosci le tendenze. Roses or violets? No, ragazzi, rose. Cioè, se gli regali un mazzo di violette alla tua ragazza, a meno che non sia violetta, che in quel caso, vabbè, sì, è come se io regalassi un mazzo di rose alla mia ragazza che si chiamasse Rosa. Se regali viola a violetta, ci sta, ma se regali rose a violetta, si incazza e viceversa. Ice skating o roller skating? Guarda, nessuno dei due, perché cadrei a terra e mi spaccherei l'osso sacro in entrambi i casi, ma probabilmente è più caratteristico l'ice skating. Ecco, questo è semplice, quale dei due? Figa destra o figa sinistra? Però adesso devo scegliere tra Ariana Grande e Taylor Swift. Minchia, io lo so che tutti scelgono Ariana Grande, però Taylor Swift è troppo buona, ragazzi. Infatti io scelgo Taylor Swift. Me ne frego dei vostri gusti. Ariana Grande è quanto un otamatone. Cioè, basta così. Cioè, voi potete maneggiare un otamatone. Sì, potreste, ma... Cardi B o Nicki Minaj? Non so chi sia Cardi B. Bella figa. Effettivamente, però, direi più Nicki Minaj. Che ha quel fare, non so, quel fare un po' da... Soccola. Lavarsi o non lavarsi praticamente? Cioè tipo lavarsi o coprire tutto con la puzza di un dry shampoo? No dai, lo shampoo secco per favore. Cioè lavatevi nella vita, ragazzi, che è importante. Perché sennò poi la figa scappa, io lo dico per voi, cioè lo faccio per voi. Cioccolato o caramelle gommose? Cioccolato tutta la vita, ragazzi. Le caramelle gommose, sempre quel problema. Io non voglio rompere i denti, come ve lo devo dire? Ah, WYR e VG Raider. Preferiresti avere Maddie Ziegler come tua sorella o Jojo Siwa? Beh, io sarei iperprotettivo come fratello maggiore, quindi probabilmente per il bene di loro due è meglio che non risponda. Donuts o pancakes per breakfast, per colazione? Beh, come iniziare la tua giornata con una bella botta di glicemia, dite? No, dai, pancake, almeno i pancake gli posso mettere anche un po' di albume, li fingo pancake, in realtà sono un ammasso di proteine. Hunger Games or The Odd or Divergent? Divergent, ragazzi, l'ho visto anche Insurgent, e non so perché questa pronunciation così, anche se non serve, però mi sono piaciuti veramente tanto. Hunger Games non l'ho ancora mai visto. Devo finire questa cosa che mi ha attaccata, perché io non me ne accorgo e poi devo prendere l'otamatone. Enzo, hai perso contro Enzo, non è una bella cosa. Ah, hai vinto contro Enzo, complimenti, giochiamo di nuovo? Mango per il cazzo che ci penso. Va bene ragazzi, direi che per questo video possa essere tutto. Se volete nuovi video di Ci sono due tipi di persone, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io penso che sia venuto veramente divertente. Boh, mi diverto a fare questo tipo di video, quindi fatemi sapere se piace anche a voi. Lasciate un bel mi piace, grazie, grazie, grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Vi ricordo che la prossima settimana uscirà lo speciale del milione, quindi preparatevi, probabilmente domani, dopodomani, non so quando vi indicherò la data. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo!